Bentornati amici e bentrovati di nuovo insieme sul canale del Predone e con un nuovo episodio di Hogwarts Legacy. È il nostro gagliardissimo, coattissimo, sfigatissimo Newt Scamander. Vai, continuiamo. Non mi ricordo dove avevamo lasciato, chiaramente. Allora, apriamo il registro delle Mission. Allora, dobbiamo il joypad innanzitutto. Poi mission. Oh, mangiamoci qualcosa. Gnam, gnam, gnam. Apriti, sesamo. Veloce come il vento. No, vabbè. E questo? Ecco, mi è esplosa la bomba atomica, raga. Porco Giuda. Che palle, devo scoprire qual è l'effetto grafico che mi dà questa cosa fastidiosissima. Serratura livello 1. Non stiamo messi bene, Una storia è una noia. Giocare col fuoco è sempre una gioia. So, dici te. Revelio! Revelio. Chiave di Dedalo, dove andiamo? Ma che ti è passato per la testa? Quel gufo è con noi da più di 30 anni. E tu hai pensato bene di trasfigurarlo? Sopra? Sì. Dai, pensavi di fregarmi, eh? Pensavi che mi fregavi stavolta. E sono passato là davanti, dai. Così, brava. Un altro bel gettone. Aspetta un po'. Revenio. Che te ruota che se non sai le cose. Ti piacerebbe imparare il flipendo, l'incantesimo respingente? Una volta che avrai completato gli incarichi necessari, raggiungimi nella serra. Va bene. Tanto mi vado a prendere sto scrigno. Che ci regala una bella pozza rigeneratrice. O forse no, mi sa due. Un'altra chiave di Sono io, Dedalo. Garrett. Hai un minuto? Fra poco si rimenano le due armature, come al solito. Poi, potevo andare col teletrasporto, ma d'altronde perché usare il teletrasporto? Oh, dove andava quello? Schiusa. Dice di qua. Che poi c'è proprio emissioni casco, ho capito che te voglio dire. Veloce come il vento. Ma scusa, eh. No, qua? Dov'è? Là. Ma atterriamo. Ok. Oh. Oh.
Taccio! Confringo! Che ti sei perso? Che ti sei perso? La zanna del ragno! Allora, c'è qualcosa, tipo una... Penso che sia... Sì, sono grandi. Tieni! E sì? Taccio! Confringo! È il sacro Graal. Dove sei, brutto schifoso? Vabbè, tanto prendiamoci il succo, eccolo. Liberato tu Nora Treadwell, vero? Stai per pentirtene amaramente. Va bene. Ah, questo mi dice che possiamo utilizzarlo per... Ti ho visto duellare. Le tue strategie non funzioneranno con me. Confringo! Boom, boom. Taccio! Glati! Legno! Confringo! Boom, boom, boom. Tu? No, non puoi scomparire così però, eh. Stai pure un po' sul cazzo però. Detto tra noi. Levioso! Mi stai pure un po' sul cazzo, ho detto tra noi. E beh? Tutto questo per cosa, scusa? Non vorrei mica farmi arrampicare là sopra con questo, vero? Ah, è che dovremmo avere Wingardium Leviosa, non ce l'abbiamo però. Wingardium è fregato già tempo per controllare la posizione. Andiamo un po'. Wingardium Leviosa. Boom. Leviosa. Vedi? Potrebbe essere un'idea, però mi sembra un'idea abbastanza folle. Però secondo me qua in qualche modo si può entrare. Confringo! No. Non per il momento. Una fiamma da qua? Mi sono gettato.
Confringo. Direbbe di no, vabbè. Allora, lassù mi dice che però c'è la prova. Quindi probabile che devo salire. Revelio. Boh, mi sto a far male per vedere che è, raga. Un forziere. Ok, obiettivi di tritone arancioni. Un po' di soldi. Poca roba, però. Vai, c'è il succo di Orlump. Revelio. Ti ho vista, pagina guida, centrino in pizzo. I funghetti tra la la. Ah, e dove stanno le farfalle c'è un forziere buono. Buono, buono. Chissà chi ci viveva qui. Chissà, chissà. Chissà chi ci viveva. Revelio. Poi te la per direttissima a terra, eh. Belli i 52 pippi. Due bei 52 pippi. Orbicolare oro. È un manico per la bacchetta. Revelio. Questa è una della sfida di Merlino che non ho capito, ragazzi, come si deve fare. Non l'ho capita. Non c'è abbastanza spazio, mo? Ma c'è un nemico, c'è un nemico. Mi piace? È questo. Confringo. Le dio. Cos'è la lingua di Dugbog? D'altronde era un Dugbog, che cosa potevo... Perché state correndo? Più 10 da... che cosa mi dai? 8 zampe sono decisamente troppe. Sì, anche per me. Hai idea di cosa significhi lavorare al ministero? Trascorrere ogni giorno della tua vita. Lassù. Alziamoci. Eccole, ancora più in alto, ancora, vai. Così, così.
Ah, il verso era dall'altra parte. Bene. Ma forse tutto sommato una sorta di verso non c'è. 3. Questo, vai. Così. Preso. Torna da Madama Kogawa, vai. Torniamo dalla signorina Kogawa. Questa è una prova di Merlino. So cosa significa. Una prova di Merlino. Revelio. Non era poi Fatta. così complicato, Merlino. Allora, un minuto e mezzo volevo mettere, ma volevo mettere a bazza. Che me dai, Merlì? La fetta di culo, come al solito. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Sì, speriamo di no, gigalo. Ma faccio una delle mie solite entrate. Oppala! Andiamo da qua, andiamo da qua, signorina Tokugawa. Felice di rivederti. Hai terminato? Rieccomi da lei, Tutto professoressa. fatto, Compiti professore. tutti terminati. Ottimo! Hai grande disciplina. La saggezza è un boccino d'oro, come si suol dire, e ti stai dimostrando un cercatore provetto. Esercitiamoci con Arresto Momentum. È un incantesimo creato, tra l'altro, per impedire alla pluffa di schiantarsi a terra durante le Arresto partite di momentum. quidditch. Vai. Movimenti precisi e deliberati. Arresto momentum. Adesso metto gli oggetti più grandi del messaggio meno sarà l'effetto dell'incantesimo. Ecco per l'appunto. Proviamolo un Ok. secondo al posto di accio. Mi Cioè, ci ho raccomando, rimesso accio prima di d'altronde. andartene. Prima di andare via. Esercitati quanto più possibile con il nuovo incantesimo. Arresto un momento. Arresto momentum alla perfezione. Dice, se ci crede lei. Professoressa, ha un minuto? Sì, che c'è? Niente, era così. O Niente, mi scusi. Che il drago non soffi se non è pronto ad attaccare. dico sempre io, professore. Vada. Ok, questa ce la siamo tolta, quindi adesso la prossima missione. Benissimo, che questo assalto coltiva e raccoglie dalla lunare e poi si è risolto il tempo. Ma li usi mai? Oh, che piacevole sorpresa. Sì, che non ho capito cosa. Che se sta a meno. Bastardo che ha salvato la Treadwell.
Sei un piccolo shrek. Confringo. Attento centurio, io ti tiro la roba addosso, non ce faccio caso, eh. Vieni qua, che tra la pressione di è buona. Sotto questo livello siamo abbastanza sguarniti al momento. Signor Potter. Ah, questo è un covo di ragna a quanto pare. Ah, lì stanno almeno di. Pensavo che non mi vedeva. Questo è mio. Ah, ce l'ho pieno. Così. Anche se non si vede perché siamo in mezzo all'erba. Patum patum patum, vieni qua tutte e due, dammeli subito e di corsa pure. Non t'azzarda manco per scherzo. C'è un'altra tana di ragni qua sotto a quanto pare. Revelio. Ti è pure questa, guarda. Bom bom bom. Revelio. Dove stanno le altre palle di? Confringo. Bom bom, abbiamo fatto fare tutte e due. Siamo stati quasi bravi. Quello? Ragno, che hai fatto? Mi girovagavi come un non nulla. Confringo. Confringo. Che mi dai pozione di energia buono? E pensi che mi fai in dispetto? A me mi fa in piacere. Che mi regali la pozza rigeneratrice. Revelio. C'è qualcosa là sopra. Vieni qua. Completo avventuroso grigio. Vabbè, sono soldi però. Proteggo. Stupefico. Mazza, è duro però. Mazza che pizza che mi ha dato. Dove stai, io? Sei proprio un ciccione. Il problema è che vorrei scendere, ma dopo non... Vabbè, potrei riscendere con la cosa. Effettivamente. Con la mia scopa. Ah, ma sono due là sotto comunque. Arrivo. Revelio. Ciao. Proteggo. Stupefico. Così, così ti voglio, così. Confringo. Proteggo. Stupefico.
impedito. Stupefitto. Lapis. Confringo. Proteggo. Stupefitto. Dai che sei arrivato, dai che sei arrivato, dai che vai giù, dai che vai giù. Che cos'è? Cacco. Ah, buonissime, l'ho sempre desiderate. Ciao. Boom, sta pizza in faccia, raga. Che è? Stupefitto. Come osi? Mi servivano, scusa fratelli. Boom boom, questo mi è piaciuto. L'avranno sentito fino a Londra. Vedi, poi si riparte e si ritorna su. Eccomi professore. Un attimo, ma sono dileguato contro qualche troll al volo. Niente di che. Merita questo. Ribelli. Qui non c'eravamo già venuti. Che cos'è questo? Mosche? Torre di San Bacar. Lo stai, professore? Eccote. Andiamo va. Non siamo soli. No. No. Seguaci di Ranrock. Da quel che vedo sono circa una dozzina, forse di più. Non possiamo materializzarci dopo di loro nella torre. Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Si sono accampati poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci. Andiamo, andiamo. Beh, la situazione non è ideale. Già, da questa parte. E suggerisco di usare un incantesimo di disillusione. Meglio passare inosservati. Professore, però se tu vai avanti così, non è cattiveria. Forza veloce! Resta nascosto e lancia Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Ben fatto. E uno solo siamo fatto col Petrificus Totalus. Deve esserci qualcosa qui, l'ha detto Ranrock. O mi faccio tutti così. Quelli sono due, quindi sono un po' più difficilini, eh.
Questi dovrebbero essere abbastanza facili. Deve esserci qualcosa qui. La E infatti questi ce li siamo fatti con Revelio. Revelio, Revelio. Soldi. Soldi. Che noi ricordiamo, se mai il gioco ce lo dimenticasse, che a noi i soldi ci piacciono. Che cosa sei tu? Ti muovi? Te muovi, te muova. C'è qualcosa lì, come sta? Soldi e soldi. Revelio. Dice chi ha lanciato Revelio. Non vi siete accorti di nulla. Qua. Provengono direttamente da Rarok. Secondo questi ordini, cercano qualcosa che abbia a che fare con dei nomi. Ma che nomi? E perché qui? E che ne so, professor, continuiamo a cercare, qualcosa troveremo. Eccolo, hai visto? Verserò il tuo sangue. Ah, e chi sei? Confringo! Pensi di aver finito? No, non me ne sono accorto. Riprova. E non mi sono accorto dell'energy. Dell'energy drink. Revelio. Eccolo. Verserò il tuo sangue. Assaggia l'argento. Confermo. Ci siamo. Ma chi stai a tirare? Aiuto, te voglio ammazzare, te voglio. Non si sa chi sparava. L'abbiamo preso? Sì, anche se poi siamo morti, ce l'ha contata. Allora, vediamo un attimino qua, vedo qualcosa per terra. Che cosa sei? Sciarpa runica cerulea con frange. Avrai di uno. Però è sempre uno. Non può essere una coincidenza se abbiamo incontrato i seguaci di Rarok in questo posto. Revelio. 69 monetine d'oro. Qua che ci sta? Qualcosa sotto, ma 5-7 monete d'oro. Revelio.
Qua si può, ah, si scende, si può salire anche da là. Vabbè, andiamo a vedere. Andiamo a vedere quello che dice il professor. Fighe, fighe, Sembra che abbiamo trovato l'ingresso. fighe. Eh già, non si direbbe, Non si apre. eh? Ecco. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Ecco, bravo. Insegnami un buon incantesimo. Soprattutto uno che riesce a scassinare serrature. A qualcuno piaceva leggere. Non conosco molti di questi titoli. Vabbè. Boh, non è che uno conosce tutti i libri. Revelio! Revelio. Che cos'è la scopa? Queste scope saranno incantate da secoli. Non ho mai visto un incantesimo tanto duraturo. Ma pure pieno dei soldi, questo Ti do il posticino. benvenuto alla torre di San Bacar. Grazie, professore. Revelio! Ah, Percival, ecchite. Che c'è qua? Borza, guanti e righe verdi, buoni. Ce li mettiamo subito. Professore, dice un po' qualcosa del Salve, buono. professore. Ha per caso detto Torre di San Bacar? Sì, il professor Bacar è un custode. Non l'hai ancora incontrato. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto. Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Motivo in più per andare avanti. Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica, simile a quelle che hai già visto. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Dobbiamo capire come facevano i seguaci di Ranrok a sapere di una torre un tempo appartenuta a un custode. Per il momento, però, hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, signore. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Una riserva di magia antica, di sotto, vicino all'ingresso. Pepepe, che cos'è? Ah, un tè. Qua. Eccoci il passaggio segretissimo. Davvero intrigante. E già. Revelio! La prima prova, entriamo. Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Ok, amici, noi ci fermiamo qua. Che
chiudiamo la prima parte dell'episodio della prova di Percival Rackham e ci vediamo al prossimo episodio. Quindi io, come al solito, ragazzi, amici, vi ringrazio per il supporto che mi date, vi invito a seguirmi tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto, condividete con i vostri amici per aiutarmi a crescere. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, predoni!